Mamma, a caso sono trovato un'altra leggendaria, lo odio e ci lascio dislike. Ragazzi, prima di cominciare con il video, voglio salutare chi è entrato nel canale Telegram e mi ha scritto in chat privata che voleva essere salutato, cioè Dr. V05, Lo Spigi 22 e Leonardo Cosimi con il suo nickname Leo 33. Mi raccomando, se anche voi volete essere salutati, entrate nel mio canale Telegram Kazusan Channel e poi mi contattate in privato chiocciolina Kazusan e mi dite che siete entrati nel canale e che volete essere salutati. E ciao a tutti ragazzi, io sono Kazusan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo tornati in questo nuovo video su Clash Royale e come avrete letto dal titolo ho trovato un'altra leggendaria, ma questa volta non nel baule omaggio ma nel baule della corona. Si tratta del minatore, ragazzi, l'ho sempre desiderato, eccolo qui, nuovo, eccolo, minatore. No jamming ragazzi, ho trovato una, due, tre leggendari perché ho il mastino, il minatore e la scintilla, quindi mi mancano soltanto stregone di ghiaccio e principessa. Dello stregone di ghiaccio non mi interessa, voglio la principessa, così facciamo la combo minatore principessa che sfonda tutto. Comunque ragazzi, l'ho trovato nel baule della corona, come avete letto dal titolo, a distanza di tipo una settimana credo da quando ho trovato la scintilla nel baule omaggio. Cioè, sono sculato, che ci posso fare? I miei amici, ho inviato lo screen ai miei amici e mi stanno buttando i bestemmioni addosso. Questo qui, allora vi vorrei far vedere quante bestemmie mi ha buttato addosso un mio amico di clan, un mio iscritto che ho conosciuto grazie a YouTube, comunque che oramai siamo amici, e mi ha buttato i peggio bestemmioni addosso, ovviamente scherzando. Comunque ragazzi, vi spiego un po' la vicenda e poi ci andiamo a fare anche una battaglia con il minatore in live oppure un'amichevole, non so, poi si vede. Praticamente io non aprivo Clash Royale da un bel po', cioè da ieri praticamente, però stamattina l'ho aperto per fare i video perché oggi è il primo luglio del 2016, ho fatto due video oggi e questo qui è il terzo, figuratevi. Comunque l'ho aperto stamattina per fare i video appunto, però non ho fatto battaglie, quindi dovevo andare in bagno, si sa Clash Royale è un gioco d'accesso. Ho aperto il cellulare, ho messo Clash Royale, ho detto vabbè faccio qualche battaglia e come potete vedere, allora io non attaccavo da 19 ore fa e da 19 ore e 46 minuti fa, quindi ho aperto Clash Royale, ho fatto la prima battaglia, meno 29 trofei subito e sono sceso di trofei. Poi non ho voluto fare un'altra che è stata questa, più 18 trofei, avevo già 8 corone nel baule, cioè praticamente se vi faccio vedere sta battaglia l'avversario ha praticamente quittato perché gli avevo fatto già la prima torre, poi gli stavo facendo quell'altra, si è arreso e non ha voluto più combattere. Guardate, metto proprio il replay per 4, praticamente ho vinto subito, piazzo l'estrattore, parte con mastino, tutta sta roba qua e gli faccio subito fuori la torre. Ok, qui mancavano 244 di HP alla torre, io piazzavo l'altro estrattore e come parto col mastino più o meno da qui in poi, mi sembra, ah, proprio quando faccio, quando ho fatto le vaccine così, l'avversario ha lasciato lo scontro che si era reso e gli ho fatto subito 3 corone easy easy. Torno nella home di Clash Royale, avevo già 8 corone nel baule della corona, me ne ha date altre 2 perché ne ho vinte 3, 8 più 2, 10. Apro il baule della corona, prima carta oro, un bel po' di oro, seconda carta mi ha dato le gemme, 2-3 gemme, ora non ricordo bene, terza carta mi ha dato un sacco di carte comuni, un sacco di goblin, quarta carta mi ha dato 6 domatori e quindi ho detto vabbè questa qua è sicuramente epica perché mi ha dato l'oro, mi ha dato le gemme, mi ha dato tutte le carte comuni e tutte le carte rare, premo di nuovo, tac, minatore. Non ci credevo, io salto dal bagno, non ci credo ragazzi, ho anche lo screen che ve lo farò vedere qui da qualche parte, subito ho fatto lo screen, l'ho inviato sul canale Telegram, l'ho inviato ai miei amici e tutti quanti che dicevano dai non ci credo, non ci credo, ora ho fatto il video. Comunque allora direi, ora io sto scalando con il mazzo mastino, però direi di farci un bel deck con il minatore ragazzi. Allora c'è un mio amico del clan che
Ecco tutti quanti, caso santi odio, regalami una leggendaria, come cazzo fai a trovare tutte queste leggendarie? Che ci posso fare? Comunque, allora, c'è il mio amico Biggie46 che ha il minatore, però lui ha anche la principessa. E il gigante royale che io dovrei portarlo un po' su, allora, raga, prendo un poco spunto dal suo deck, però non direi di copiarlo del tutto. Vorrei utilizzare il minatore come tank e poi utilizzo il barile dei goblin. Credo possa andare... Vabbè, allora, mettiamo minatore, faccio un deck proprio subito, così ovviamente consigliatemi nei commenti quale deck utilizzare. Credo che questo deck possa andare bene. Allora, chiediamo un'amichevole, vediamo chi accetta. Dai raga, siete 4 persone online e nessuno accetta. Avevo contattato il mio amico, solo che ora ho visto il messaggio su WhatsApp e ha detto che fa tardi, torna più tardi a casa. Quindi cosa dovremmo fare? Una battaglia multigiocatore, battaglia in live, perché sul clan nessuno vuol fare battaglie, non so il perché. E poi quando non registro me lo chiedono di fare le battaglie, vabbè, erano quasi tutti offline, a quest'ora sono offline. Comunque proviamo sto minatore, anche se sicuramente non lo saprò utilizzare. Allora raga, io direi di partire subito con una piccola combo, così dai, ci sta. Tac, però mi ha preso di mira il goblin, cacchio. Ok, l'avversario ha lasciato lo scontro. No, perché hai lasciato lo scontro? Porco cacchietto. Comunque, vabbè, partiamo così e puntiamo alle 3 corone perché ha lasciato lo scontro, non so il perché. No, non l'ha lasciato lo scontro, ragazzi. Cioè, ha fatto il bluff praticamente. Sì, ha fatto il bluff, qui scarica. Facciamo così, dai. Ok, ha fatto il bluff, ragazzi, che fa finta di lasciare lo scontro e poi riattacca. Ai, non si fa. Ok, partiamo con un minatore. Dai, ok. Va bene così, quindi questa torre dovrebbe essere presa. Sì, sì, tecnicamente è presa. Ok, perfetto. Ci difendiamo dai suoi barbari in questo modo. Ok, ora lui lancerà anche la mongolfiera sicuramente. Ok, ora davvero l'ha lasciato lo scontro. Partiamo così. Ok, è vinta. Ora si è riunito allo scontro. Cioè, ma che, non so cosa sta combinando questo. Utilizza gli spiritelli, ma non sono un problema. Lui intanto si incazza, scarica qui. Oddio, qui la torre ce la fa fuori con la sua mongolfiera. Sì, ce la fa fuori. Oddio, vabbè, sta torre qui ce la facciamo fare. Ok. Ok, mettiamo questo. Ok. Sì, la torre ce l'ha tolta. Ci ha preso la torre, però ci stiamo prendendo anche noi quest'altra torre. Quindi, con i goblin di qua e con quel minatore di qua, qui ci messiamo a mettere questi. Ok, sfera infuocata che vada anche sui barbari, perfetto. Qui scarica. Ok, ok, perfetto, perfetto raga, sta andando tutto al meglio. Qui se mi fate fuori questi cosi sarei contento. Qui faccio così, tu parti con la mongolfiera e io ti metto gli sgherri. Ok, va bene, parti anche con la mongolfiera. Qui facciamo così, qui partiamo con... vabbè, qui ci mettiamo la scarica praticamente. E qui partiamo con il minatore. Ok, è vinta ragazzi, perfetto. Quindi la prima battaglia con il minatore diciamo che è andata bene ragazzi. Ben fatto, ben fatto, ben fatto. Ora lasciato di nuovo lo scontro. Più 29 trofei, un bel baule d'oro. Ragazzi, il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto. Mi dispiace se ad alcuni di voi non capita la leggendaria, ma che ci posso fare, ragazzi? Cioè, allora, se voi trovaste la leggendaria, ovviamente voi non la utilizzate nel deck. Cioè, io trovo la leggendaria e non dovrei utilizzarla. E tra l'altro senza shoppare. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdervi altri video. Lasciate tanti like, mi raccomando, arriviamo a
50 like per questo video epico, so che possiamo farcela, dagli. Entrate nel canale Telegram e contattatemi in privato su Telegram se volete essere salutati. E niente ragazzi, dal vostro Gato San è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!